ho il dovere di sottolineare che il periodo che attraversiamo non consente pause negli interventi indispensabili per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale e in particolare dell'aumento dell'inflazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha fatto capire nel suo breve discorso del 21 luglio dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Questa crisi di governo cade in uno dei momenti più complicati degli ultimi decenni. Anche perché, come ci spiegherà la vice direttrice Fiorenza Sazzanini, quello che tecnicamente viene chiamato disbrigo degli affari correnti, quest'anno comprende l'approvazione di provvedimenti fondamentali. Ed è una consolazione molto parziale che, per una volta, l'Italia non si trovi da sola in questa situazione. Come ci racconterà il corrispondente da Londra Luigi Ippolito, anche la Gran Bretagna resterà senza governo fino a settembre. Una crisi parallela che per qualcuno, a partire da chi governa la Russia, è la dimostrazione di una crisi più ampia, quella delle democrazie rispetto ai più efficienti regimi autoritari. Ne parleremo a chiusura di questo episodio con Federico Rampini, editorialista esperto di politica internazionale. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di mercoledì 27 luglio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Luigi Ippolito, in Gran Bretagna il governo di Boris Johnson è caduto il 7 luglio ed è partita la corsa alla successione, per la quale sono rimasti in corsa due candidati. Chi sono? I due sfidanti sono Rishi Sunak, di origini indiane, l'ex cancelliere dello scacchiere, ossia il ministro del tesoro, e Liz Truss, la ministra degli esteri. I due si sono affrontati lunedì sera nel primo dibattito televisivo sulla BBC ed è stato un dibattito molto acceso, con scambi di accuse anche personali, ma il nodo fondamentale che divide i due sfidanti è l'economia e in particolare le tasse. Liz Truss, che si presenta come una thatcheriana di ferro, come una iperliberista, propone di abbassare immediatamente e in maniera significativa le tasse. Rishi Sunak è molto più prudente. Lui dice che abbassare le tasse in questo momento è difficile perché la Gran Bretagna attraversa un delicato momento economico con l'inflazione alle stelle e dunque abbassare le tasse di colpo adesso procurerebbe più danni che benefici. Come si svolgerà la competizione tra Sunak e Truss? Entrambi devono provare a essere il più conservatori possibili perché a decidere il vincitore sarà un voto condotto fra gli iscritti al Partito Conservatore, quindi non fra tutti gli elettori, ma soltanto quelli che sono membri del Partito Conservatore, che sono meno di 200.000 persone, che voteranno per posta nelle prossime settimane e il risultato sarà annunciato il 5 settembre. Nel frattempo Boris Johnson, che fino a settembre resta in carica per l'ormai famoso disbrigo degli affari correnti, continua a far parlare di sé. Perché? Come è tradizione in Gran Bretagna, il primo ministro uscente nomina una serie di persone, ha il diritto di nominare una serie di persone alla Camera dei Lord, la Camera Alta, una specie di infornata di senatori a vita, se così vogliamo dire. E Johnson avrebbe in animo di nominarne decine fra i suoi amici e finanziatori. La cosa sta suscitando molte perplessità, addirittura i vertici della Camera dei Lord stanno cercando di bloccare queste nomine che innanzitutto porterebbero la Camera dei Lord a ben oltre 800 membri, quindi una Camera alta sicuramente inflazionata. E poi c'è quest'idea appunto degli amichetti di Boris che fanno ingresso fra i Lord. Ma se questo diciamo è il piano a breve termine di Boris Johnson, ci sono anche dei piani a lungo termine. Johnson nel suo ultimo discorso in Parlamento si è congedato con una citazione da Terminator. And hasta la vista, baby. Thank you. Che vuol dire ci rivediamo. Lui non ha nessuna intenzione di abbandonare la politica,
E anzi, ci sono molti nel partito conservatore, soprattutto nella base, che cominciano a pensare che sia stato un errore disfarsi troppo presto di Boris Johnson. C'è una petizione per farlo tornare che ha raccolto già oltre 10.000 firme in pochi giorni fra i sostenitori dei conservatori. E allora c'è chi pensa che lui mediti non subito, ma fra un po' un grande ritorno in stile Churchill. Churchill venne mandato via da Downing Street alla fine della Seconda Guerra Mondiale solo per tornare trionfalmente rieletto 6 anni dopo. Quello dell'eventuale ritorno al vertice del governo non sembra essere il pensiero principale di Mario Draghi, visto che nei 2 mesi che precederanno il voto del 25 settembre il disbrigo degli affari correnti è diverso rispetto ad altre volte. Perché? Lo chiedo questa volta a Fiorenza Sarzanini. Perché l'Italia è comunque in stato di emergenza, sia per quanto riguarda il Covid, sia per quanto riguarda la guerra. Ci sono dei trattati e degli accordi da rispettare, ci sono degli accordi da siglare, soprattutto in vista dell'autunno per quanto riguarda l'energia e il gas, e quindi saranno sicuramente affari correnti, ma con delle deroghe previste appunto dallo stato d'emergenza. E poi c'è il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da attuare per ottenere i fondi dell'Unione Europea. Che cosa cambia con la crisi di governo? Per il PNRR la procedura è avviata, le scadenze sono fissate. Certo, ci sono anche degli adempimenti parlamentari. Sicuramente le vacanze estive segnate dalla campagna elettorale non aiutano e sicuramente in campagna elettorale i partiti saranno molto impegnati alla scadenza del 25 settembre. È comunque un impegno fondamentale, l'Italia non può permettersi di perdere il PNRR. Su questo Draghi ha già garantito e sicuramente la garanzia di Draghi è garanzia che le cose vadano per il verso giusto. Se anche così fosse, resta il fatto che 2 dei principali paesi europei si ritrovano senza governo in uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni. Federico Rampini, che cosa ci dicono queste crisi parallele? Queste 2 crisi italiane e britanniche arrivano in un momento di debolezza generalizzata dei grandi dell'Occidente, perché va ricordato che Biden attraversa un momento davvero pessimo della sua presidenza, mancano ormai pochi mesi alle elezioni legislative di novembre, dove quasi sicuramente perderà la maggioranza in almeno un ramo del Congresso, ed è un presidente sfiduciato da tutti, anche dagli elettori democratici che non si augurano che lui si ricandidi per un secondo mandato nel 2024. Abbiamo in Francia un governo di minoranza che governa senza avere una maggioranza parlamentare e che deve occuparsi soprattutto di emergenze interne, a cominciare dall'economia. E poi c'è il grande vuoto della Germania, forse quello più preoccupante se guardiamo ai rapporti est-ovest e allo scontro con Putin, perché la Germania è il cuore dell'Europa, è la nazione più importante, è anche la nazione che ha avuto sempre più rapporti con la Russia. E c'è un cancelliere debolissimo in una fase in cui un po' il futuro dell'economia tedesca è a rischio. L'economia tedesca ha avuto un miracolo cominciato negli anni 90, di cui alcuni ingredienti erano tanto gas russo a buon mercato e enormi sbocchi commerciali a Oriente, cioè Russia, paesi dell'est, ma soprattutto Cina. E tutte queste condizioni vengono meno, la Germania deve reinventarsi un futuro, ma in questo momento ha una leadership davvero evanescente e ne risente tutta l'Europa. Possiamo interpretare tutti questi segnali come il sintomo di una fatica delle democrazie rispetto agli autoritarismi? Certamente questa è la narrazione di Vladimir Putin, ma anche di Xi Jinping. Loro vedono in questa fase di incertezza dell'Occidente, di tentennamenti e di leadership contestate nei rispettivi paesi, una conferma della loro analisi sull'Occidente come civiltà decadente, moribonda, un malato terminale che non ha più nulla da dire al resto del mondo di positivo.
Ora, una prospettiva storica deve renderci un po' meno pessimisti. È vero che noi occidentali siamo abbastanza sfiduciati in questa fase, è vero che le nostre sanzioni economiche non mordono come qualcuno sperava, però ricordiamoci che un'analisi molto simile si faceva negli anni 30 quando Hitler, Mussolini, Stalin se la vedevano con dei leader molto deboli di cui spesso abbiamo perfino dimenticato il nome in Francia e in Inghilterra. Quindi quest'idea che le democrazie, in quanto sono meno veloci nel decidere, hanno dei governi più instabili, hanno un'ottica di breve periodo invece del lunghissimo periodo tipico degli autocrati, quest'idea è antica, però poi alla lunga spesso sono le autocrazie che sono crollate. Anche perché è un aspetto tipico, questo può valere anche per la Cina di oggi, un aspetto tipico dei regimi autoritari è che sembrano granitici, sembrano estremamente solidi fino a un minuto prima di entrare in crisi. Perciò una democrazia su quale delle sue virtù dovrebbe scommettere per ribaltare la narrativa che la vede in difficoltà? Intanto c'è un tema culturale, cioè investire di più sulla nostra autostima. Noi siamo reduci da anni, se non addirittura decenni, di autodemolizione della nostra rappresentazione dell'Occidente. Ci siamo raccontati che siamo noi l'impero del male. L'altro tema è la capacità di dialogare con quella vasta area del mondo che non sta né da una parte né dall'altra, perché questa è una realtà molto interessante, cioè dall'India al Brasile, dal Messico a tutta l'Africa, al Golfo Persico. La maggioranza dei paesi del pianeta hanno deciso di non aderire alle sanzioni economiche dell'Occidente contro la Russia, ma più in generale stanno un po' a guardare, non vogliono fare delle scelte di schieramento troppo nette tra il blocco occidentale e Russia e Cina. Questo è un mondo col quale dobbiamo reimparare a dialogare, perché è un mondo pieno di opportunità. Grazie Federico Rampini, Fiorenza Salzanini e Luigi Ippolito. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.